paese finalista alle Olimpiadi di Matematica e Logica del Kangaroo è stato il giovanissimo Samuel Stripoli, ragazzo prodigio dall'incredibile talento con i numeri che, dopo aver concluso il triennio nella scuola media Massari Galilei di Bari, ha iniziato il suo percorso di studio al liceo scientifico Scacchi con potenziamento di matematica. Un traguardo importante e tanto cercato, il 15enne barese ha infatti partecipato per il terzo anno consecutivo alla gara internazionale di calcolo mentale. Sono arrivato al quarto posto con un punteggio di 71 su 77 nella mia categoria e sono stato l'unico in Puglia ad arrivare in finale, quarto posto nazionale. Quei siti erano 6 dimostrazioni da fare in 3 ore, ogni esercizio in base alla difficoltà dava il proprio punteggio e il punteggio massimo era 77 e io ho totalizzato 71, quindi poco meno del massimo. Per arrivare in finale ho dovuto superare 2 fasi, una prima fase che è una fase di istituto e una seconda fase che è una semifinale. La matematica olimpica è diversa dalla matematica scolastica. Ci sono molti argomenti che non si studiano, oppure si studiano poco, di meno rispetto alle Olimpiadi. Per esempio, teoria dei numeri, che di teoria dei numeri a scuola a malapena si fanno, cioè si studia massimo comune divisore, minimo comune multiplo. A malapena qualcuno insegna le congruenze. Però non si studiano alcuni argomenti come teorema di Eulero, eccetera. Tu invece li hai studiate a casa praticamente, giusto? Sì, a casa, facendo anche degli esercizi e vedendo le soluzioni e poi anche con il professore in degli allenamenti che facevamo. È l'ennesimo traguardo raggiunto da Samuel, già campione italiano di calcolo mentale nella categoria scuole medie, con diploma di merito dei 22esimi campionati italiani di astronomia solo lo scorso aprile, in finale alle Olimpiadi di Matematica che si sono svolte a Cesenatico nel maggio scorso, ottenendo la menzione d'onore. Tanti traguardi raggiunti che fanno vedere nel piccolo grande Samuel un potenziale enorme che, ne siamo certi, lo porterà a fare grandi cose. Sì, sono stato molto felice di essere arrivato soprattutto tra i primi 5, perché comunque i primi 5 venivano premiati dal Kangaroo e inoltre sono anche entrato nell'albo delle eccellenze. Sono tutti soddisfatti del mio risultato. Mi hanno detto che sono stato molto bravo e che è molto difficile avere dei risultati del genere e quindi ovviamente mi hanno fatto i complimenti.